Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Allora, vi propongo un nuovo interattivo. Sei sul canale Il Veliero Senza Nome, io sono Perla. Allora, vi propongo questo nuovo interattivo con questo titolo: Sei troppo importante per me, ti rivedrò? Allora, qui siamo noi che ci stiamo rendendo conto, quelli che di voi, tra di voi che si stanno rendendo conto, che questa persona, che vorrebbero che ritornasse nella loro vita, che voi vorreste che ritornasse nella vostra vita, è molto importante. E si chiedono, ci chiediamo se questa persona la rivedremo, non domani, ma fra un tempo ragionevole. Quindi ci chiediamo se noi la rivedremo questa persona, quindi se abbiamo ancora qualche speranza, perché ci stiamo rendendo conto che veramente questa persona è molto importante per noi. Allora vogliamo. Chiediamo alle carte se la rivedremo, cioè se c'è una possibilità di rivederla, perché sapete che nel momento in cui una persona rivede l'altra, magari può accadere qualcosa. Quindi questa persona, nel momento che la rivedi, può essere che si riaccende la fiamma, no? Magari, non so, può essere anche un incontro per caso, un incontro d'amici in comune. Amici comuni, oppure una delle due manda all'altra un messaggio per qualunque motivo e poi magari da lì scaturisce l'incontro. Insomma, cerchiamo di capire se riusciremo a rivedere la persona del nostro cuore. Questa è la domanda, ma credo che abbiate, ve l'ho spiegata abbastanza perfettamente. Quindi ho preparato due varianti. Qui da me piove, quindi la luce non è tanto accontentatevi della luce che c'è. Che tra l'altro adesso sento anche tuoni. E allora abbiamo, da una parte abbiamo appunto il Rider White con la bomba, la chiamo così per scherzare, ma una semplice candela a forma di palla, quindi la candela bianca, e poi abbiamo l'altro mazzo, i Tarocchi delle Streghe, con la candela rossa. Quindi scegliete o il mazzo o la candela che più vi attira, quello che più la palla, per così dire. La candela che più vi, insomma, vi ispira. Allora, intanto che voi scegliete, vi dico appunto che intanto saluto tutti, li ringrazio per essersi iscritti e per seguirmi. Purtroppo ancora non riesco ancora ad avviare le rubriche, tutte quelle che mancano. Quindi abbiate pazienza, perché tra l'altro da una settimana ho ripreso il mio lavoro. Quindi ho finito i lavori che avevo da fare, però ho ripreso il mio lavoro. Il lavoro che come tutti fanno, il mio lavoro normale, quello che faccio per vivere, quindi ovviamente è ritornato un altro impegno, quindi è un po', è tanta roba. Per cui vi chiedo ancora un po' di pazienza. Adesso mi devo un attimo di nuovo organizzare, per cui appunto voglio partire con cappellate con perle e tutte le altre rubriche che momentaneamente sono ferme. Quindi abbiate ancora un po' di pazienza. Purtroppo non dipende da me, ma troppe cose insieme, sono un essere umano, non ce la faccio a fare tutto. Va bene. Allora, detto questo, andiamo avanti. Allora, partiamo con la prima variante. Ripeto la domanda: sei troppo importante per me, ti rivedrò? E allora, io scelgo quella rossa. Adesso mettiamo questa bianca in sovraimpressione. Questa la mettiamo da parte. Quindi quella che scelgo io la vedremo dopo, assieme a voi, soffrirò con voi. E invece adesso vediamo questa appunto con la Rider White, questa bianca. Allora, sei troppo importante per me, ti vedrò? E allora vediamo se rivedremo questa persona a cui noi stiamo pensando, ok? Perché ha scelto la variante della candela bianca. Allora, questa persona la rivedrete, questa persona che è così importante per voi. Ci sarà la possibilità di rivedersi, quindi veramente rivedersi vuol dire avere una grande possibilità di magari
magari che ci sia un qualcosa di nuovo, la possiamo magari di riallacciare i rapporti, no? Quindi vediamo se rivedrete questa persona. Vediamo se la rivedrete. Abbiamo la carta della morte, la carta della regina di coppe e il cavaliere di bastoni. Sicuramente voi, può anche darsi che è passato un po' di tempo, questa potrebbe essere una relazione tranquillamente che per voi è finita, comunque sicuramente c'è stato un fermo, un blocco. Voi questa persona appunto è un po' che non la vedete, minimo sono 3 mesi che la relazione è in freddo o è finita. Qua io vedo che è passato del tempo. Perché? Perché mi esce questa carta della morte che indica anche una trasformazione, quindi nel tempo qualcosa è cambiato, voi siete cambiate, voi che uscite come regine di coppe, quindi nonostante il cambiamento che avete avuto, sicuramente avete razionalizzato la situazione e avete, cioè dopo un po' di sconforto avete ripreso, diciamo, le redini della vostra vita per forza di cose e siete andati avanti, quindi siete andati avanti per la vostra strada con tanto coraggio, perché comunque questa persona ce l'avete nel cuore, ce l'avete avuta sempre nel cuore, però vi siete trasformate, avete subito questa trasformazione in positivo, avete analizzato la situazione, quali possono essere stati gli errori vostri, gli errori dell'altra persona e diciamo avete messo la situazione, la persona, seppur al centro del vostro cuore, a malincuore da una parte, perché la vita continua e bisogna andare avanti. E vi siete rese conto forse di essere state un po' troppo impulsive con questa persona, magari avete detto, vi siete pentite di aver detto a questa persona delle cose che non volevate dire, però nell'impeto del momento, se c'è stato un litigio, se c'è stato, non so, tante volte si dicono cose che non si pensano, forse avete un po' esagerato con le parole e siete un po' rammaricate di questo, quindi adesso comunque vi siete rese conto e vi sentite migliori. Però avete conservato come regine di coppe l'amore, la passione per questa persona, perché ancora voi la pensate questa persona, no? E la rivorreste nella vostra vita, per cui siete pentite delle parole che gli avete detto, ma la rivolete nella vostra vita questa persona. Però avete fatto una trasformazione positiva e guardate anche con positività verso il futuro in generale, verso questa persona soprattutto, perché comunque ancora la tenete nel cuore. Non che voi magari non vi state guardando intorno, chissà chi incontro, vi guardate intorno perché la vita continua, magari avete anche dei corteggiatori, ma voi questa persona comunque non riuscite a togliervela dal cuore, voi ancora la pensate, ce l'avete nel cuore, nell'anima, non ce la fate, ancora l'amate nonostante questo e nonostante magari la presenza di altri corteggiatore che voi al momento non vedete, ok? Perché così, è così, succede così per lo più. Vediamo adesso appunto, questa è la vostra situazione, vediamo adesso l'altra persona invece quello che pensa, questo abbiamo visto cosa pensate voi, adesso vediamo, queste carte le metto più in qua, adesso vediamo l'altra persona cosa sta pensando. E poi vediamo se vi rivedrete. Quindi l'altra persona invece, quindi il vostro lui, la vostra lei, se siete uomini, che cosa invece sta pensando o ha pensato in questo tempo da che non vi vedete? Perché è evidente che qui c'è un fermo, una rottura. Allora, abbiamo un 2 di denari, un 2, un 2 di bastoni e un re di bastoni. Allora, questa persona è venuta fuori. Questa persona viene fuori come re di bastoni. Allora, voi venite fuori come regina di coppe e lui come re di bastoni. Mi viene da pensare, in quanto come re di bastoni, che quest'uomo potrebbe già avere, ahimè, una relazione ufficiale, cioè avere un'altra donna, una compagna, qualcuno con cui sta. Oddio, diciamo che possiamo leggere in due modi. O voi siete la donna ufficiale e sapete dell'esistenza di un'altra donna, o voi siete l'altra donna, in base a chi voi siete. Comunque siete in tre in questa situazione. Quindi a questo punto, se non vi riconoscete, cioè se voi sapete che la persona chiamata è libera,
Questa variante non è per voi, quindi guardate l'altra. Quindi per chi si è ritrovato fino ad ora vado avanti. Allora, qui c'è il blocco perché abbiamo due due. Proprio questa persona è bloccata nei vostri confronti. Come se zodiacale potrebbe essere un ariete, un leone, un sagittario, avere l'ascendente in uno di questi segni. Questa persona, come abbiamo, vi dicevo, ha già un'altra, c'è un'altra situazione, insomma siete in tre. Questi due due mi fanno pensare che questa persona è praticamente tra due fuochi. Da una parte ci siete voi e dall'altra c'è l'altra donna. È evidente che lui, tra voi due, una l'ama e l'altra no. Perché è molto difficile che un uomo o una donna, se siete uomini volgetelo dall'altra parte, contemporaneamente possa amare due persone. Oddio, è difficile secondo me. Si può provare affetto per una, sicuramente, ma amore verso l'altra. Ora, se voi siete l'altra donna e l'altra persona è la donna ufficiale, può anche darsi che lui provi verso la sua donna ufficiale, quindi magari madre dei suoi figli, dell'affetto, ma che da tempo l'amore non ci sia più, che quindi, diciamo, non so, sono 20 anni che quest'uomo è sposato con questa donna, magari dopo 20 anni c'è ancora l'affetto, c'è la stima, però a volte capita che l'amore finisce, no? E quindi rimane l'affetto, la stima, in quanto tu madre dei miei figli, in quanto tu compagna mia di vita, però a un certo punto, come tutti noi cambiamo, questa persona magari è cambiata e si è resa conto di non amare più questa donna con cui sta. Ora, se siete uno o l'altra, voi volgetelo dall'altra parte, in base a chi voi siete, leggete quello che dico. Quindi cosa succede? Che a un certo punto questa persona è divisa tra voi e l'altra donna. Mi fa questi due e due mi fanno pensare che in questo momento è come se voi e l'altra donna siate su una bilancia e lui vi soppesi allo stesso modo. Quindi se è da un anno che conoscete questa persona e magari lui non ha neanche avviato la relazione con voi, quindi se la relazione è rimasta sul quasi, sul flirt quasi, ma non è partita perché lui magari aveva dei scrupoli, ha avuto dei scrupoli verso la donna ufficiale, per cui non se l'è sentita, per una questione di rispetto, sia nei vostri confronti che nei confronti dell'altra donna, e comunque sia, magari anche se è un ritorno che aspettate, se avete avuto comunque una relazione con questa persona, eccetera. In ogni caso, lui vi mette sullo stesso piano, cioè lo metto qui, nel senso che per lui, da una parte siete voi e dall'altra l'altra persona, ma vi mette sullo stesso piano. E se è vero che magari voi vi conosce da un anno e magari non è neanche iniziata la storia, il fatto di mettervi sullo stesso piano è grande per voi, una grande cosa, perché vuol dire che ha per voi la stessa stima che rega all'altra, che non è poco per una persona che si conosce da poco. Quindi vuol dire che voi, c'è in voi qualcosa che lui ama, che a lui piace. Cioè lui quando se è con voi si sente bene, è felice, cosa che non sente più con l'altra persona, come se avesse esaurito, come se si fosse esaurita la parte, diciamo, emotiva dei sentimenti, quelli amorosi che riguardano l'altra persona, e invece voi avesse risvegliato i suoi sentimenti, quelli belli, dei tempi del primo amore, insomma, come se lo aveste risvegliato. Però lui con voi sta bene, lui si sente capito, anche se non parlate, lui da voi si sente capito, ok? Quindi lui con voi sta bene, ok? E vi mette sullo stesso piano. Questo è invece il pensiero di lui. Adesso vediamo però se ha operato la scelta, quindi se ha già fatto questa scelta, e poi vedremo se rivedrete questa persona. Quindi prima di tutto voglio vedere se questa persona ha fatto la scelta. Ha fatto la scelta, quindi ha deciso, se non in cuor suo, senza averlo comunicato, quale tra voi due sceglierà o sceglie, ha scelto nel suo cuore, anche se magari non l'ha detto. Eh sì, la scelta l'ha fatta questa persona, perché vedete, vuole portare
la coppa si avvia a portare la coppa dell'amore, quindi la proposta amorosa, il suo messaggio d'amore, perché vuole questo. Quindi una di voi due per lui rappresenta la felicità, insomma, quello a cui lui anela. Quindi lui è consapevole che il suo amore va verso una di voi due. Quindi torna a ribadire che una è quella che ama e l'altra no. Ok? Adesso voglio vedere chi è quella che ama, quindi chi tra voi due è quella che lui ama, se è la sua donna ufficiale o se è l'altra. Poi in base a chi voi siete, che state guardando, vediamo. Quindi ditemi chi è, quale delle due è quella che lui ama. Vediamo quale delle due è quella che lui ama. Vediamo se ce lo dicono, che non è detto che ce lo dicano. Questa persona potrebbe essere più giovane di voi, molto più giovane di voi, anche se non, diciamo, se non come età, anche come livello di maturità. Qua abbiamo ancora queste carte che ribadiscono che lui vuole venire da voi, anche se non, diciamo, velocemente, però... Questo sì, però vediamo appunto quale delle due, perché credo che voi, in base a chi voi siete, volete sapere con quale delle due. Lui ha capito quale delle due ama, perché qua mi è uscito il sole. Ha riflettuto molto prima di arrivare a questa conclusione. E quando ha preso la decisione si è sentito molto in colpa nei confronti dell'altra donna, quella che non ha scelto, Ok, qui vedete c'è la fine verso una delle due, quindi lui ormai ha preso la decisione. La donna che lui ha scelto è quella che lo fa stare bene, quella che gli dà stabilità, gli dà serenità, gli dà felicità, anche se veramente si sente in colpa, perché ovviamente ha dell'affetto verso l'altra. Questa scelta ha fatto crollare praticamente il suo mondo, l'ha fatto sentire un verme della terra, però ha scelto. Va bene, allora, non per tutti voi, però secondo me ha scelto la donna, cioè non la sua compagna ufficiale, ma l'altra donna, ok? L'altra donna. Quindi praticamente lui ha scelto la, possiamo dire, la, il terzo incomodo, ecco, non la madre dei suoi figli, ma l'altra donna, se ha figli. Perché probabilmente ha stimolato in lui, cioè lo ha fatto ritornare un fanciullino, lo ha risvegliato. Purtroppo l'amore verso la sua donna ufficiale è finito nel tempo e così è stato. Quindi in base a chi voi siete, leggetela, ok? Anche se veramente è molto rammaricato e molto dispiaciuto, perché comunque non riesce più a provare, ha provato nel tempo a risvegliare il suo sentimento verso la sua donna ufficiale, però non ce l'ha fatta, ci ha provato in tutti i modi, forse ci sta ancora provando, però purtroppo, anche per amore dei figli, però non riesce più a sentire quel trasporto. Ma secondo me non tanto perché ha conosciuto voi, se voi siete l'altra donna, ma proprio perché comunque lui è cambiata come persona, è cambiato. Perché anche se non avesse incontrato voi, se voi siete, diciamo, l'altra donna che voi che state guardando, lui comunque era cambiato come persona, come se si sentisse una persona nuova e non si sentisse più alla stessa stregua della persona, con gli stessi tempi dell'altra persona, che invece nel tempo non è cambiata, la sua donna ufficiale. Io la leggo così. Poi voi prendete con le pinze tutto quello che dico, però io così questo mi viene da dire. Quindi a questo punto vediamo però se questa persona la rivedrete. Quindi voi a questo punto lo leggete in base a chi voi siete, però questo mi dicono chiaramente. Vediamo
Se questa persona la rivedrete, lo vediamo, voglio vederlo con un altro mazzo di carte. Vediamo se questa persona voi la rivedrete. Quindi la rivedrete questa persona, la rivedrete, la rivedrete. Sì, decisamente sì, vedete, c'è l'incontro. 10 di denari. C'è l'incontro e purtroppo l'altra persona, l'altra donna che qui viene raffigurata in questa carta, ovviamente rimarrà triste perché ovviamente se lui va verso una delle due, l'altra rimane male. Però io direi che se voi siete quella che non viene scelta, io penso che comunque gli uomini non sono finiti, non si può trattenere un uomo con la catena, per cui sicuramente avrete modo di conoscere altri uomini, no? Sicuramente, uomini che vi meritino e che vi vogliano veramente bene. Allora, a questo punto vediamo cosa vi dirà questa persona nel momento che vi rivedrà, perché la rivedrete. Questa sese è molto bella, però un po' mi spiace. Però io penso che comunque l'altra donna, sicuramente, in base a chi voi siete, conoscerà sicuramente qualcuno di meglio che la farà felice. Cosa vi dirà? Mi fai sentire vivo, che poi è quello di cui abbiamo parlato. Mi fai sentire vivo. Comunque molto bella questa stesa, mi è piaciuta. Mi fai sentire vivo. Riesco a percepire quando mi pensi. Pensate. Sei sparita e non me ne faccio una ragione. Quindi vuoi un po'. Ti voglio così come sei, quindi vi accetta così com'è questa persona. Mi piaci con i tuoi difetti e i tuoi pregi. Io direi che proprio questa persona vi ama. Questo è. Voglio darvi alla fine anche le iniziali, così vi do ulteriori ragguagli su questa persona. Così voi che avete scelto la variante bianca, vi do delle lettere. B A O Z X Y E la ce l'avevo R M lei ve l'ho già data e J. Queste sono le lettere, quindi vedete un po', sempre prendete con le pinze tutto. Mi dispiace non aver scelto questa stesa, perché ho scelto quella rossa. Se avessi saputo, avrei scelto questa, che è bellissima, ragazze e ragazze. Quindi questa persona poi la rivedrete, che sia un caso, che sia per caso, che sia che vi messaggiate, comunque voi la rivedrete e chiarirete ogni cosa. Questo ve lo posso assicurare. Beatissime voi che avete scelto la la palla piena. Ora vedete che adesso io ho scelto quella rossa, spero che non sia un cataclisma, speriamo, adesso lo vedremo. Intanto vi saluto e se vi è piaciuta la stessa lasciate un like e iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti e iscritte. Alla prossima, ciao! Bene, allora il tempo biblico per metter via tutto. E passiamo, qui continua a piovere come se non ci fosse un domani. E passiamo alla prossima stesa, quella della palla rossa che io ho scelto, ahimè, e che ho un brutto presentimento. Ho un brutto presentimento, che diciamo, quando una è bella, poi l'altra è brutta, no? Nel senso, però speriamo, magari anche l'altra è bella, eh? Speriamo, dai ragazzi. Speriamo. Allora andiamo a vedere l'altra stesa. Ok, allora l'altra palla. Allora mettiamo a posto la palla, che era questa. Ok, ripeto la domanda: sei troppo importante per me? Ti rivedrò? Allora, per chi ha scelto la palla rossa, sappiate che l'altra stesa era molto bella. Io ho scelto la palla rossa. Io non so chi di voi ha scelto la palla rossa.
Speriamo che anche questo sia altrettanto bello. Adesso comincio a preoccuparmi perché, ecco, che di solito una è bella e l'altra, magari non vuol dire che sia brutta, però insomma, ve lo dico a scanso. Allora, vediamo se rivedrete la persona del vostro cuore. Pensatela intensamente. Allora, prima di tutto vediamo quali sono le vostre energie, poi le sue energie e poi in base a quello che verrà fuori vedremo se questa persona la rivedrete oppure no. Le vostre energie, quindi prendiamo tre carte per vedere come sono in questo momento le vostre energie. Voi che state guardando, eh? Prendiamo tre carte, una, due e tre. Prendiamo anche altre tre carte per vedere le energie di lui o di lei, in base a chi voi siete. Vediamo un attimino come la situation e dopo vediamo se rivedrete o no questa persona, le energie di lui, le energie di lui, ok, o di lei, insomma, in base a chi siete voi. Ok, eccolo qua. Spero che si veda tutto. Qua continua a piovere. Allora, le vostre energie. Re di coppe, Paggio di coppe, Otto di coppe. Le energie di lui o di lei. Sappiate che le energie sono reversibili, quindi Tre di bastoni, Nove di coppe, Quattro di coppe. Partiamo con le vostre energie. Allora, qui mi esce il re di coppe, ma allora, se siete uomini uscite come re di coppe, se siete donne, regine di coppe. Ovviamente qua mi esce una figura, ma in base a chi siete, se siete uomini o siete donne, chiaramente poi lo leggete in base a chi siete voi. Quindi in questo caso voi che state guardando potreste essere del segno del cancro, dello scorpione, dei pesci, avere l'ascendente in uno di questi segni, uomini o donne che voi siate. In questo momento siete ancora molto innamorate della persona di cui state chiedendo, la state aspettando e diciamo vorreste con tutto il vostro cuore che questa persona vi portasse, cioè si facesse viva con voi per portarvi questa coppa dell'amore. Vi aspettate delle notizie da questa persona, cioè che proprio viene da voi e vi dice che vi ama ancora, che vi messaggi che si palesi. E diciamo anche se un po' non ci credete più, però fantasticate molto su questa persona. Un po' siete deluse, un po' ci fantasticate, però vostro malgrado da questa persona voi vi siete allontanate perché comunque è come se pensaste sì io voglio che questa persona ritorni nella mia vita uomini o donne che voi siate però pensate per tanti motivi che questa persona sia difficile cioè avete perso le speranze diciamo per così dire quindi vi sentite un po' perse vedete davanti a voi le coppe vuote cioè non ci è come se fosse finita anche l'illusione che questa persona ritorni da voi non ci credete in base a come sono andate le cose, però voi ce l'avete ancora nel vostro cuore. Quindi uomini e donne che voi siete, queste sono le vostre energie, i vostri pensieri, no? Mentre l'altra persona, in base a chi siete voi, l'altra persona, qua mi esce un 9 di coppe. Allora, questa persona ha ripreso, l'altra persona che non siete voi, per capirci, ha ripreso la sua vita, sembra che, insomma, apparentemente stia andando avanti nella sua vita. Qua mi indica una persona che non è sposata, cioè non mi indica una persona che è sposata, che è un'altra relazione, almeno da queste prime carte, poi vedremo le altre carte. Mi indica una persona che è single, che, diciamo, magari ha tante donne, ma non ne ha una fissa, mi indica. Potrebbe anche essere divorziata da questa persona, ma non mi indica in questo momento che ha una relazione fissa con qualcuno. Ok? Questa persona sta attendendo un qualcosa.
forse spera che voi vi facciate vivi o vive per prime. E anche questa persona è un po' insoddisfatta con questo 4 di coppe, vede, non vede neanche una coppa piena, vede le coppe vuote, è insicura, ha paura che voi possiate non ritornare nella sua vita. Però aspetta, fiducioso, fiduciosa che qualcosa accada, però è una persona comunque libera, quindi una persona single che non ha, magari frequenta tante donne, però non ha una relazione ufficiale, potrebbe anche essere separata con dei figli, avuto un precedente matrimonio, però non mi indica che ha o che abbia una compagna ufficiale. Mi indicano questo le carte, poi ovviamente voi leggetelo un po' in base a come siete messe voi, però io qua sto vedendo questo. Se la persona per cui voi avete chiesto non è, cioè non è libera, nel senso che ha una relazione ufficiale, questa non è la vostra variante, guardate l'altra, perché qui non mi indica una persona che ha già una relazione ufficiale con un'altra cosa, mi indica una persona che al momento è single, che magari ha delle avventure, ma non ha, cioè non ha una donna fissa, ecco, questo volevo dire, una donna importante, una relazione importante. Vediamo allora, intanto se questa persona, voglio vedere, perché qua non mi indica molto, voglio vedere intanto se questa persona vi ama ancora, se ancora vi pensa, e poi se la rivedrete in questo caso, voi che avete scelto la palla rossa. Quindi questa persona vi ama ancora? Vediamo cosa ci dicono le carte. Questa persona vi ama ancora? Vediamo la carta della giustizia. La carta degli amanti. La scelta da fare, la carta del mago. Sì, allora questa persona vi ama ancora, però è un po' un manipolatore, un incantatore, un adulatore. E potrebbe anche essere un uomo che passa da una donna all'altra, cioè un voyeur. Un po' il mago può essere anche questo, però. Questa carta degli amanti mi fa pensare che comunque a voi ci tiene molto. A voi ci tiene molto. Per qualcuno di voi che sta guardando, in effetti, la persona di cui chiedete potrebbe avere una relazione ufficiale con un'altra donna, ma non per molti di voi, per pochi di voi. Potrebbe avere una relazione ufficiale, in effetti. In ogni caso, questa persona è molto attratta da voi e ha dei sentimenti nei vostri confronti. E vi ha intortate e incantate per benino, perché è il suo modo di essere questo, no? Perché è anche un uomo molto affascinante, molto piacente, uno che sa intortare, che sa parlare. È un tipo d'uomo che piace fisicamente, anche molto prestante, quindi sicuramente è uno che sa come agire, che sa come fare per ottenere quello che vuole, no? È un mago. In ogni caso, questa persona ancora, diciamo, ancora vi ama, quindi ha dei sentimenti nei vostri confronti, anche se probabilmente non ve li ha saputi dimostrare, non ha saputo dimostrarvi nel modo giusto. Torno a ripetere, per qualcuno di voi potrebbe anche avere una relazione ufficiale, perché mi è uscita la carta della giustizia, per cui per qualcuno di voi potrebbe avere una relazione ufficiale. Vediamo adesso se questa persona voi la rivedrete. Quindi questa persona la rivedrete? Vediamo se la rivedrete. Sette di coppe. Nove di spade. Asso di denari, voglio prendere un'altra carta. Impiccato. Allora, sicuramente non la rivedrete a breve questa persona, perché intanto questa persona è ancora molto indecisa con questo sette di coppe, fantastica su di voi, però non riesce a fare una scelta. È molto angosciata, non riesce a decidersi, è proprio ferma, vedete c'è anche l'appeso, quindi è proprio bloccata, non ha ancora deciso, quindi non la rivedrete almeno per il momento.
L'intenzione c'è, perché credo con questo asso di denari che comunque, come vi dicevo, per lui voi valete molto, però a breve non la rivedrete, perché lui per adesso non credo che farà un passo verso di voi e non penso che la incontrerete per caso, quindi non credo che per il momento voi questa persona la rivedrete. Per adesso no. Non vado avanti perché secondo me è già per un po' di, perché l'impiccato mi fa pensare a un qualcosa che non è vicino, siccome il destino cambia nel tempo. Io non credo, almeno per 1 o 2 mesi, che voi rivedrete questa persona, quindi magari più in là lo faccio di nuovo, però per adesso è inutile che vi dico che voi la rivedete questa persona, non la rivedete, però vi dico, almeno voglio dirvi cosa sta pensando in questo momento di voi, anche se non ha intenzione di farsi vivo o viva, e poi vi do anche le iniziali, ok? Intanto vi dico, anche se non la rivedrete a breve, cosa sta pensando di voi. Intanto vi dico che a me mi ha corrisposto anche col segno zodiacale, quasi in tutto, e già immaginavo che io questa persona non l'avrei vista a breve, per cui già lo sapevo che usciva così, però me lo sentivo, perché comunque nel mio caso, però magari a voi non vi ha corrisposto, non lo so. Comunque, questo è, se non vi corrisponde, guardate l'altra variante. Vediamo questa persona però cosa pensa di noi, Addolciamoci un po' la pillola e vediamo questa persona almeno cosa sta pensando in questo momento di noi. Prendo 5 di queste carte, almeno vediamo cosa sta pensando di noi. Poi vi do anche le iniziali, 3, 4 e 5. Vedete come soffro assieme a voi, ma al comune mezzo gaudio, così soffriamo insieme. Allora, cosa pensa? Mi importa troppo di quello che dicono gli altri. Quindi probabilmente questa persona, per quelli di voi in cui sanno che la persona per qualche motivo, che sia singolo o che abbia un'altra relazione ufficiale, non viene verso di noi proprio, per esempio nel caso di avere una persona ufficiale, gli importa di quello che dicono gli altri, quindi sta attento di più a quello che dicono le persone, a cosa direbbero gli altri tutti, se lui lasciasse la donna ufficiale per voi, per esempio, no? È una persona che bada molto alla forma in questo caso. Non riesco a lasciarti andare, quindi questa persona non riesce a dimenticarci. La mia vita è diversa senza di te, quindi ovviamente questa persona si è resa conto che la sua vita lontano da noi non è uguale, è più triste, più monotona. Non posso stare né con te né senza di te. Ecco perché appunto questa persona, abbiamo detto, non riesce a scegliere, l'abbiamo visto anche nelle carte. Non riesco a chiudere, quindi non riesce neanche a chiudere con noi, quindi è in bilico. Non riesce ad andare né da una parte e neanche dall'altra, è completamente ferma, ok? Completamente bloccata. E quindi anche per questo è evidente che se non prendiamo una decisione, noi questa persona non la rivedremo. Vi do, almeno per il momento, vi do le iniziali della persona. Vediamo cosa viene fuori. Allora, vi do le iniziali. La R di Roma, la E, la A, la G di Giacomo, l'ho messa bene, l'ho messa male. La H di Hotel, la P di Paolo, la B di Bice, la U, la V. Ce l'abbiamo presa, la Z, la D, la C, no, non c'è la C, e sì, basta, non ce n'è più. Bene, questo è quanto. Bene, ragazzi, che dirvi?
Niente, speriamo che le cose cambino, che il destino arrivi in nostro aiuto, che noi finalmente riusciamo a coronare il nostro sogno d'amore con questa persona che tanto pensiamo e a cui vogliamo molto bene. E niente, noi ci incontriamo la prossima volta per un nuovo interessante interattivo. Spero che la stessa vi sia piaciuta e che mi lasciate un like e vi iscriviate al canale se non siete ancora iscritti. Alla prossima, un grosso bacione dalla vostra amica Perla. Ciao!